lo Stato e la Chiesa ha radici figurative e barocche di serpottiana memoria. In essa plasticismo e tensione dinamica si fondono in unità indissolubile. La scultura ricorda il privilegio dato da Papa Urbano II a Ruggero I d'Altavilla nell'anno 1098, affinché nessun legato pontificio potesse essere inviato nei domini del conte normanno senza il di lui consenso. Privilegio che è all'origine della legazia apostolica, l'istituto che conferiva ai re di Sicilia pieno potere in ambito civile ed ecclesiastico al contempo, per nascita e non per nomina ad personam, in perpetuo e non per tempo limitato. Ma la scultura è anche metafora dell'imprescindibile e attualissimo legame tra civitas ed ecclesia, senza cui non è dato pensare alcuna forma di collettività. Chiude il gruppo di base e riposo, atto di affrancamento dal lavoro di tutti i giorni, che ad un livello più profondo di riflessione diventa l'aspirazione planetaria per una pace tra i popoli, che faccia cerchio intorno all'idea di una futura Europa unita. La superficie esterna del globo, entro cui riposa la Madre Terra, raffigura la confederazione degli stati membri della CEE, riconciliata non solo sotto il profilo politico, militare ed economico, ma anche e soprattutto sotto quello culturale, razziale ed ecologico. Le quattro sculture fanno corona alla figura di Ruggero I d'Altavilla, posto a caposaldo della Civitas moderna, che offre il suo manto alla città di Calascibetta, personificata ancora una volta da una figura femminile. La natura virile del guerriero normanno è temperata da un senso di regalità e misura che si estende all'intorno, dominando tutta la scena. Il fare dei due personaggi è dialogante, non c'è senso di soggezione, come non dovette esserci al tempo in cui avvennero i fatti, e il conte restituì l'isola alla cristianità, senza però soffocare le preesistenze musulmane, anzi offrendo loro una possibilità di integrazione razziale, che fece la fortuna storica di questa dinastia d'Oltralpe in Sicilia. Le mani di Mario Termini e Giuseppe Marzilla lavorano la materia con fare sapiente, misurato. Prima della fusione, l'argilla, la cera, il gesso, vengono stesi e modellati su di un piano metastorico, che si nega al confronto con le ultime novità dell'arte contemporanea, rimane infatti adesso estraneo. Eppure, guardando e riguardando le cinque opere exibetane, non si avverte senso di ritardo, piuttosto di sospensione temporale, di grazia ricercata nel solco della tradizione,
espliciti in più punti sono i riferimenti al Michelangelo dei prigioni, così come esplicito è lo sguardo rivolto all'Art Nouveau e al successivo Liberty siciliano, nell'ornato vibratile dei personaggi del lavoro, di cui traccia visibile è il ricorrente corpo della donna, soglia tra mondo e mondo, cardine, essenza, speranza forse, del solo futuro umanamente praticabile.